Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokeseller Francesco e oggi sono qui per un video dedicato agli errori di stampa nelle carte Pokémon. Oggi infatti ho deciso di andare insieme a voi a scoprire e a cercare un errore noto, quello delle crimped cards. Perché dico scoprire e cercare? Perché nelle mie continue ricerche ho trovato una carta che, pur essendo una carta comune, non comune, quindi una carta non di grande valore, mi ha colpito perché presentava qualcosa di strano sulla sua superficie. Il fenomeno delle crimped cards è un fenomeno abbastanza noto e frequente quando sulla superficie della carta, in particolare nel bordo art o in quello inferiore, si trovano dei segni che sono altro che i dentini della chiusura della bustina. Quindi praticamente cosa succede? Quando la pressa va a imbustare, a chiudere, a sigillare nella parte alta o bassa la bustina, quelli che sono i dentini, che sono anche segno di garanzia che la bustina è ancora sigillata e non è stata aperta, va a schiacciare perché magari la carta era troppo in alto, troppo in basso, e quindi va a praticamente a comprimere la carta e quindi a segnarla come quelli che sono i dentini di chiusura della bustina. Un fenomeno relativamente noto e abbastanza riscontrato nella quantità. Ovviamente gli errori di stampa sono noti e può capitare. Quello che però oggi voglio andare a fare con voi è andare a valutare se effettivamente la carta che ho trovato e che ho ricondotto a questo errore è o non è un vero e proprio errore di stampa, perché si presenta in un modo molto particolare. Quindi andiamo subito con il cambio di inquadratura per analizzare insieme questa carta e cercare di dire se siamo di fronte o meno a una crimped card. Ed eccoci qui con il cambio di inquadratura, un bello zoom per andare ad analizzare la carta e scoprire insieme se effettivamente si tratta di un errore di stampa. Ed ecco qua la carta dal back. Avete già intravisto qualcosa? Guardate un po' qua in alto. Ma la prima domanda è: andiamo a scoprire di che carta si tratta. Allora, come detto, è una carta non così rara, nel senso che è comune e non comune, ed è un bellissimo Ondur del Setter Gold Soul Silver senza paura, carta comune però molto bella, devo dire, un artwork simpatico con un cane infernale molto bello, quindi insomma una carta che comunque è interessante. Siamo negli anni 2010, quindi insomma una carta che ha una certa anzianità. Io le considero Young Vintage, sapete che sono un grande appassionato e insomma chi mi segue lo sa, ci sono tante belle sorprese a tema Ergol Soul Silver. Ora però dobbiamo andare a vedere, guardate qua, anche qua si intravede qualcosa. Ora che abbiamo scoperto la carta, vediamo che le condizioni non sono eccellenti, ha anche dei difetti proprio di conservazione, quindi mettiamo come primo elemento di valutazione il fatto che la longevità della carta, le condizioni possono anche far pensare comunque che si tratta di una carta danneggiata col tempo per la conservazione. Andiamo però adesso ad analizzarla fuori dal top loader per vedere in modo più da vicino questo difetto presente sulla carta. Ed eccolo qua fuori dalla bustina top loader. Ho messo il mio appoggio di analisi delle carte, adesso non ci resta che andare a vedere. Ecco qua, guardate, girando verso la fonte di luce come la superficie sia chiaramente segnata. E come dicevo, è molto particolare, perché normalmente le crimpede che mi sono capitate, tra l'altro chi ha guardato gli short, ce n'era anche una dedicata al Machamp, perché è una carta nota, il Machamp del set base è noto che abbia un fenomeno di crimped, era limitato alla parte superiore. Invece qui abbiamo nella parte superiore, tra l'altro un po' storta, guardate, abbiamo altri due segni nella parte inferiore. Andiamo a vedere anche il back, non si smentisce anche il back, vedete, quindi è stato perfettamente, cioè corrispondono, quindi non mi viene da pensare che si possa trattare di una cosa casuale. C'è anche nel back, potete vederlo, e richiama perfettamente quelle che sono i dentini, diciamo, della chiusura della bustina. Ora, la particolarità è sicuramente quella: come ha fatto a finire in questo senso qua, in questa altezza, oppure nel senso non perfettamente parallelo? Questo è sicuramente un elemento che mi fa
pensare. Io dico la verità, ho visto alcune carte crimped in generale, ho fatto anche delle ricerche su internet, ma si parlava comunque di una fenomenologia limitata e concentrata alla parte superiore anteriore, perché la bustina comunque la carta poteva rimanere più in alto rispetto alle 10 della bustina, ma avrebbe preso così. È anche vero che sopra e sotto è particolare. Io sinceramente sono un po' dubbioso al riguardo, non so davvero darmi una spiegazione precisa e accurata, e di questo un po' me ne dispiace, ma è anche il motivo che mi ha spinto a fare questo video, perché voglio sapere che cosa ne pensate voi che state guardando il video, per capire se effettivamente si tratta di un errore di stampa o di qualcosa di artificiale, creato anche involontariamente dalla cattiva conservazione. Io posso pensare che magari la carta sia stata tenuta all'interno di qualcosa, però anche pensare a una cerniera, a qualcosa che abbia intaccato la superficie in questo modo, mi sembra veramente veramente molto molto difficile. Quindi sono veramente alla ricerca di una risposta e soprattutto a un confronto con voi che state guardando questo video. E dopo aver analizzato nel dettaglio la carta, che qui di fianco la vediamo adesso, voglio fare un'analisi tecnica con un elemento un po' particolare, perché guardate un po' che cosa ho qui. Ho una bustina sigillata dell'era Air Gold Soul Silver senza paura, proveniente direttamente dalla mia collezione di materiale sealed dell'era Air Gold Soul Silver. Lo sapete, sono molto molto legato, non solo perché trovo che gli artwork siano bellissimi, ma anche perché lo ricordo per chi non lo sapesse, all'epoca io ero tornato a giocare anche competitivo proprio con questa espansione qua dell'era Air Gold Silver e poi bianco nero, quindi avere anche del materiale sealed era quello che ci tenevo molto nella mia collezione. Allora, cosa c'è intanto di divertente? Abbiamo Hondur e nella bustina di Air Gold senza paura uno dei Pokémon rappresentati è proprio la sua evoluzione Hondum, quindi qualcosa di molto molto particolare e significativo. Ci tenevo, al di là di tutto, farvela vedere, ma perché? Perché volevo andare a vedere insieme a voi una compatibilità o meno con quello che sono i denti, diciamo così, della carta della bustina. Come vedete ne sono molti, ci sono anche in questa parte che potrebbero anche far pensare, vedete, che questa crimpatura possa essere stata fatta in questa fase più che nella parte superiore, dove la dentatura, chiamiamola così, è molto diversa, è molto più riconducibile questa parte, vedete? La domanda è come è stato possibile però che la carta all'interno di una bustina sia finita in questa posizione qua, che non ci sia stato un particolare difetto durante la chiusura che ha fatto andare il macchinario in tilt, o magari la carta si è girata, non lo so, però quello che mi viene da un'analisi tenendo il punto di partenza della bustina è questa qua, più che la parte superiore della chiusura, a parte che questa parte qui potrebbe anche essere ricondotta, però è molto difficile pensarlo. Però mi sembrava importante fare questa analisi. C'è un'altra possibilità che non voglio escludere, e però dico la verità non ricordo, chiedo aiuto anche a chi guarderà il video, se questa carta era possibile trovarla in qualche collezione particolare o in un mazzo tematico. Sinceramente non lo ricordo e non ho approfondito questo particolare, però potrebbe anche essere quello. Sicuramente quello che è interessante è aver visto insieme questa carta che ho trovato casualmente all'interno di un grosso lotto che avevo acquistato e che avevo messo da parte fino a questo punto, per condividere con voi la sua particolarità e fare le dovute considerazioni. Ed eccoci qua ritornati con l'inquadratura su di me.
A questo punto la parola passa a voi. Vi chiedo infatti di scrivere nei commenti quelle che sono le vostre impressioni su questa carta e in particolare dire se anche secondo voi è riconducibile al fenomeno del crimped card oppure se siamo di fronte a un fenomeno di alterazione più o meno consapevole della carta e quindi anche plausibile che effettivamente, essendo una carta comunque risalente nel tempo, sia stata conservata un po' così e quindi sia stata, diciamo così, incisa questa dentatura sulla carta, cosa che per me sembra veramente veramente strana e sinceramente non riesco a immaginarmi come nella quotidianità questo possa accadere. Quello che mi piacerebbe fare cos'è? Sicuramente la carta non è una carta di alto valore, non lo è né se fosse mint né qualora fosse accertato un errore di stampa. Sicuramente l'errore di stampa potrebbe ingolosire qualche collezionista degli errori di stampa, ma sicuramente non parliamo di una carta da migliaia di euro, questo è certo. Ma la curiosità, sapete che è forte, e sarei quasi tentato di unire la mia passione per la gradazione a questo dell'errore di stampa, e cioè mandare la carta a gradare da CGC per vedere se mi riconoscono o meno questo particolare errore. Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere un'idea oppure escludiamola a prescindere, trattandosi probabilmente di un'alterazione del tempo? Fatemi sapere anche questo scrivendolo nei commenti. E dopo avervi fatto tutte queste domande, io non posso che ringraziare tutti quelli che hanno visto il video e invitarli a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, invitarli a condividere, iscriversi al canale, azionare la campanella, aiutandomi così a crescere. Ricordargli di iscriversi e di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram Cesin Classic Cards, Pokéseller Francesco, e soprattutto dare un'occhiata al mio piccolo storybay Pokéseller Francesco, appunto, dove troverete tante carte, molte delle quali avete visto nei miei video. Io vi saluto al prossimo video. Ciao!